funzione che hanno i piedi nella postura sono enormi, le funzioni sono importanti perché noi mandiamo, riceviamo dai piedi delle informazioni immense, innumerevoli, miliardi di informazioni che arrivano al sistema nervoso centrale, perché i piedi devono governare ovviamente la postura nei vari momenti, quindi in un terreno in discesa, in salita, inclinato, i piedi hanno una funzione straordinariamente importante. Tutte queste informazioni in milionesimi di secondi devono arrivare ovviamente al sistema nervoso centrale e devono poi ricevere delle informazioni per poter mantenere una corretta postura, un atteggiamento corretto per superare gli ostacoli e le difficoltà. I piedi devono quindi essere, i bambini devono quindi essere osservati prevalentemente, particolarmente nell'appoggio dei piedi, che possono avere conformazioni diverse. Abbiamo intanto la ispezione con le varie morfologie di piedi e ci avvaliamo anche di strumenti che sono il podoscopio, che ci permette di vedere la pianta dei piedi. Abbiamo dei piedi piatti, quarto grado, terzo grado, e ci avvaliamo di queste valutazioni per poter stabilire appunto l'entità di un piattismo, di un cavismo del piede. Il piede ha delle malformazioni che attraverso questo studio radiologico ci permette di calcolare l'angolo di Costa Bartani. Questo angolo parte dalla estremità inferiore distale dell'astragalo per toccare l'estremità inferiore del calcagno e il sesamoide del primo metatarso, del primo raggio. E questo angolo normalmente dovrebbe essere tra i 120 e i 125 gradi. Un angolo maggiore ci determina una tendenza al piattismo, un angolo minore invece ci determina una tendenza al cavismo. Ecco, noi abbiamo questa conformazione, un piede tendenzialmente piatto, qui abbiamo un appianamento del calcagno, rulla, beccheggia e via, parlavamo dell'astragalo e dello scafoide, quindi una terminologia velistica ci permette di inquadrare appunto questa caduta cosiddetta dei metatarsi. Una volta definito il tipo di piede, possono essere diverse le malformazioni, partiamo da un piede normale in cui vediamo che la volta è ben conformata, ad un piede piatto, quarto grado, in cui vediamo che c'è una caduta completa dei metatarsi, invece qui il piede cavo con quell'angolo di cui parlavamo, di Costa Bartani, che è inferiore ai 120 gradi, quindi parliamo di 80, 90, 100 gradi. Il podoscopio, un esame baropodometrico statico, in questo caso, ci permette di valutare e di vedere come una foto fatta dal basso della entità di una caduta dei metatarsi, quindi dei piedi davvero piatti quarto grado, malformati in terzo grado. Tutti i vostri studi pediatrici, praticamente, nel vostro ambulatorio, avrete ovviamente questo strumento. Vediamo un po'. Ecco, noi abbiamo proposto anche un esame dinamico, che è questo apparecchio che voi vedete qui accanto al dottor Giacomini, che è l'esame baropodometrico dinamico, un tapirulano. Questo è uno screening che abbiamo fatto a Castello di Serravalle, un comune qui del Bolognese, in una scuola primaria, dove i bambini sono stati valutati per vedere appunto la malformazione eventuale dei piedi. Qui abbiamo il capoclasse, allora avevano fatto il sindaco dei bambini di Castello di Serravalle, questo ragazzo che presenta un piede normale. Ecco, qui lo possiamo vedere poi sul computer tutte le fasi di appoggio. Eccolo qui, un esame semplice,
tranquillo, bambini come gioco, partecipano e possiamo già valutare attraverso questa indagine, dopo la ispezione ovviamente anche, le possibili malformazioni che possono indirizzarci verso un adeguato trattamento. Questo è quanto ci trasmettono i segnali propriocettivi che vengono elaborati dal computer e ci permettono di individuare delle anomalie, delle alterazioni di appoggio, delle iperpressioni calcaneali o eventualmente metatarsali ed eventualmente di dare le giuste indicazioni per un adeguato trattamento. Dopo faremo delle valutazioni anche qui, è previsto per il pomeriggio, ma a mezzogiorno avremo anche la possibilità di valutare l'efficacia di questo strumento che si chiama TapiRun, esame palopodometrico dinamico, utilissimo nella valutazione appunto di questi dismorfismi del piede, di queste anomalie. I trattamenti ci indirizzano questi esami verso un trattamento che può essere conservativo. Qui abbiamo delle indicazioni per quanto riguarda degli esercizi correttivi, quindi un trattamento conservativo con esercizi sul bordo esterno, camminare sul bordo esterno del piede, sulla punta dei piedi, sui talloni, prendere degli oggetti da terra e stare su un solo piede per, contando fino a 10. Sono degli esercizi che consigliamo per 10 minuti e che voi ovviamente sicuramente consiglierete ai vostri piccoli pazienti nel trattamento conservativo. Laddove invece dovesse essere necessario un trattamento diverso, al di là della indicazione eventualmente di un supporto, di un plantare che noi consideriamo possa essere utile intorno ai 9-10 anni, invece, laddove tutto questo trattamento conservativo non fosse utile e sufficiente, la proposta ovviamente è quella di chirurgica. Non deve spaventare. Noi consideriamo intanto questa caduta dei metatarsi importante e possiamo ottenere delle correzioni con una semplice introduzione nel seno del tasso di questa endortesi. È un trattamento chirurgico che viene eseguito in poco tempo, 10 minuti, e una volta veniva fatto con un piede alla volta, in anestesia generale, e dopo un trattamento con il gesso per 20-25 giorni. Abbiamo modificato un po' questo tipo di procedura utilizzando una anestesia locale anziché l'anestesia generale, un po' di carbocaina con appena appena qualche goccia di adrenalina per evitare il sanguinamento, una incisione di appena un centimetro sul seno del tarso, la preparazione dell'alloggiamento della endortesi, e quindi qui questi sono gli strumenti che ci permettono di valutare l'entità e il calibro del supporto della endortesi, 6, 8, 10 mm, il posizionamento su un supporto che ci permette di introdurlo insieme ad una vite, e questo è la fase finale in cui poi viene chiuso l'incisione di un centimetro. Qui abbiamo un grandissimo strumento, la possibilità di fare quindi l'anestesia locale ci deriva un po' dalla serenità che ci viene dato dal nostro collaboratore e l'anestesista, il quale chiacchiera con il piccolo e lo tranquillizza, perché altrimenti non si potrebbe fare solo quella locale. La tranquillità e la serenità ci deriva appunto dalla collaborazione con questi anestesisti, i quali chiacchierando tranquillizzano il soggetto e ci permettono di fare questo tipo di intervento. Solitamente chiedono delle domande di geografia, di storia o di matematica e nelle risposte, nel tempo di risposta di 10-15 minuti, praticamente tutti e due i piedi sono stati già operati. Dopo l'intervento, il bendaggio, un bendaggio molle che ci permette di fare tutti e due i piedi, tranquillizza anche le famiglie perché è più facile, di più facile gestione, salvo i primi 5 giorni in cui noi dobbiamo possiamo permettere il carico, l'appoggio del piede, ma senza dare il carico, per cui ci sarà la necessità di una carrozzina per questi 5 giorni e per 15 giorni successivamente l'utilizzo di due stampelle con un carico progressivo. Questo ci permette di ovviare ai disagi che erano prima provocati appunto dal piede ingessato per 20-25 giorni, invece in questo modo riusciamo a recuperare più rapidamente. Solo si richiede un po' di collaborazione e di attenzione in più da parte
delle famiglie e da parte del piccolo paziente. Ecco, questo è il risultato del trattamento post-operatorio. In sala abbiamo queste endortesi, qui si vede la vite, e questo è il controllo con l'amplificatore di brillanza. Qui vediamo già immediatamente la correzione che si riesce ad ottenere, vedete, con l'endortesi, l'arco, la volta plantare che aumenta, quindi quell'angolo di costa Battani che si riduce. Qui è il piccolo Francesco che nella prima settimana, i primi 5-6 giorni, va con questa carrozzina. Per 5-6 giorni è una gestione abbastanza tranquilla perché poi gattonando si muovono, danno forza sulle braccia, quindi non utilizzano praticamente l'appoggio sui piedi, non danno il carico. Vediamo. Qui dopo una settimana invece abbiamo altri due pazienti che camminano con questa pelle in questo modo. Non bisogna drammatizzare, questo atteggiamento è correttivo. Camminano sul bordo esterno del piede, caricando sulle, parzialmente con le due stampelle, evitano di dare il carico totale, c'è un carico progressivo. 15 giorni, poi dopo 15 giorni praticamente ritornano ad una deambulazione pressoché normale e dopo 2 mesi possono riprendere anche l'attività sportiva. Il trattamento poi successivo sarà quello di rimuovere i vetri di sintesi a distanza di 2 anni. Adesso ancora Francesco che lo vediamo mentre va qui, vabbè, con le scarpe, ma a destra lo vediamo poi, eccolo qua. Dopo una settimana e dopo 15 giorni, senza stampelle, e dopo 2 mesi invece, perdonate, qui è saltato su, ecco, il trattamento con le endortesi, come corregge direttamente appunto l'arco plantare. Questi sono i piedi che nella fotografia dal basso, praticamente l'esame baropodometrico statico, ci permette di vedere questo appianamento. Questo è lo stesso paziente che dopo 1 anno ha avuto già un miglioramento che otterrà ancora poi, nonostante siano stati rimossi anche i mezzi di sintesi, dopo ancora per un altro 20% dopo 2 anni. Ancora qui un altro risultato pre-operatorio, è un ottimo risultato post-operatorio a distanza di 2 anni. Questo è il piede di un altro bimbo di 9 anni. L'età in cui fare questo tipo di trattamenti è tra i 9, 10, 11 anni, cioè l'età in cui si sta strutturando il piede. Qui rivediamo il nostro amico anestesista, il nostro collega Giovanni Mazzanti, collega che è relatore, ci aiuta a trattare questi bambini, ci permette di fare, spesso la facciamo noi, la può fare anche lui, l'anestesia locale, e ci permette di introdurre questo tassello e lui rasserena intanto questi bambini che, ripeto, durante l'intervento non avvertono nulla e hanno un ricordo, diciamo, sereno e tranquillo a distanza di tempo. Posso approfittarti per fare una domanda? Quel tassello lì, quello lì, è plastica? È polietilene. Polietilene si riassorbe? No, questo poi mi aspettavo la domanda dopo, ma comunque questo poi è il polietilene, qui c'è la vite che abitandola si allarga come un tassello normale, quelli che si mettono nei muri, no? Questo è il polietilene che va rimosso insieme alla vite a distanza di 2 o 3 anni, a seconda del risultato che avremo raggiunto nel tempo. Questo ci permette di stabilire anche il tempo, che non è uguale per tutti. Invece ci sono delle viti appunto riassorbibili, dei tasselli che vengono riassorbiti, ketbut, no? Un materiale riassorbibile che ha una sua durata, che sono i 2 anni. Nel frattempo, a parte il fatto che è un materiale strano, quindi in qualche modo si introduce qualcosa di diverso che rimane lì, i tempi di riassorbimento sono 18 mesi, 1 anno e 2 anni. In questo tempo ciò che si è ottenuto come correzione è il massimo, mentre noi possiamo invece prolungarlo a 2, 3, 4 anni se mai ci fosse ancora del tempo che riteniamo utile, sufficiente, utile mantenere ancora, e questo ci permette di raggiungere un risultato secondo me migliore.
Il fatto di creare del disagio, questo sì, nel mettere e poi togliere, intanto abbiamo ridotto il numero di interventi, cioè anziché un piede alla volta ne facciamo due, in anestesia locale con una tempistica estremamente limitata, quindi il contenuto sono 20 minuti, ma poi anche nella rimozione abbiamo lo stesso tipo di trattamento, l'anestesia locale con una rimozione di entrambi i tasselli, da entrambi i piedi, e con i tempi di recupero molto più rapidi, perché in quel caso nella rimozione il carico è immediato, non c'è più bisogno della carrozzina, solo due stampelle per una settimana, 10 giorni, e la ripresa dell'attività sportiva già dopo 15 giorni. Ecco, questi sono i bimbi che dopo i 2 mesi, 3 mesi hanno ripreso l'attività sportiva, e direi che questo è il nostro Riccardino, che è il nostro testimonial, che ci dice appunto di aspettarlo, ma noi puntiamo appunto a schiena dritta e di corsa, e gli auguriamo appunto di garantirci il futuro quanto prima, superando questa situazione di pandemia. Grazie a voi.